Amici di Sportland dal campo Baggio II di Milano, va in scena la terza giornata del girone B della Serie B del campionato di calcio a 11. Di fronte ci sono i Master Cook contro Real Arese. I Master Cook devono cercare e devono trovare la prima vittoria ancora in questo campionato. La Real Arese invece ha già vinto una partita e si trova a quota 3 punti in classifica. Attenzione che perde palla qui, allora tentativo del numero 58. Occhio pallone dentro. Questa grande chance viene sfruttata dal numero 50, ovvero Guarnieri. Alla battuta va il numero 92 che la mette in mezzo, palla fuori dallo stadio. Bello questo scambio, arriva la Cerenza che la mette dentro, dove sbuca, c'è calcio di rigore. Battaglianetti col destro, col sinistro per il suo primo gol in campionato, la mette lì dove non può arrivare il portiere e dunque Real Arese pareggia 1-1 contro i Master Cook proprio quando siamo al 35esimo del primo tempo. Pallone allargato per Di Cataldo, destro sinistro, Di Cataldo entra nell'area di rigore, la mette dentro col destro e in semi rovesciata sfiora un gran gol Tamburiello, palla fuori di poco. Occhio al pallone che passa in area di rigore, tenta un pallonetto da distanza. Attenzione a questo destro tentato da Uacat. Calcio di punizione per i Master Cook. Bella punizione centrale però. Sono pallone buono per Di Cataldo. Sguardo al centro di Cataldo, il pallone buono per il numero 9 che viene atterrato in area di rigore. Calcio di rigore, Tamburiello è stato placcato praticamente da Vanossi. Parte Mancone con il destro, è 2-1 per i Master Cook. Occhio qui che ci crede il numero 40 Messina che la mette in mezzo e arriva il gol di Cataldo che dunque fa 2 in campionato ma soprattutto fa 3 per la sua squadra. Finisce qui dunque, Master Cook battono 3-1 la Real Arese e vincono la loro prima partita in questo campionato e si portano a 4 punti. La Real Arese invece ferma a quota 3. Eccoci dunque con Mancone, allora prima vittoria in questo campionato, molto molto importante. Adesso vi rilanciate perché c'è tutta la stagione davanti. Quali sono i vostri obiettivi per questa stagione e cosa c'è di buono da questa partita da trarre? Ma c'è sicuramente da trarre un ottimo spirito di squadra perché eravamo in 11 contati questa volta e quindi abbiamo dato l'anima tutti. E gli obiettivi, al momento giochiamo al meglio partita dopo partita e siamo nuovi in questo torneo, quindi la speranza è quella di migliorare partita dopo partita. E poi gli obiettivi arriveranno da soli. Per strada, esatto. Sì, sicuramente. Grazie mille, in bocca al lupo, noi ci rivediamo sempre qui su Canali Sportland.